punte bianche si insinuano tra le tende. Ecco, cominciano a tremare. Ombre mute, di forma nera e fantastica, scivolano in un angolo e vi si raggomitolano. Di fuori, gli uccelli cominciano a muoversi fra le foglie. Si ode il calpestio degli uomini che vanno al lavoro e il sospiro o il singhiozzo del vento che scende dalle colline e circonda la casa silenziosa come se temesse di svegliare i dormienti, ma fosse costretto a richiamare il sonno dalla caverna di porpora. Uno a uno, i veli leggeri, color del crepuscolo, si sollevano. Le cose riprendono forma e colore, e sotto i nostri occhi l'aurora ridona al mondo l'antica apparenza. Gli specchi vuoti ritrovano il loro potere mimico. I candelabri senza fiamma scintillano dove li abbiamo lasciati, presso il libro mezzo intonso che stavamo studiando, o accanto al fiore che portavamo al ballo, o alla lettera che non osavamo leggere o che abbiamo letto troppe volte. Nulla ci sembra mutato. Dalle ombre reali della notte risorge la vita reale che ci è più nota. Dobbiamo riprenderla al punto in cui l'abbiamo lasciata. E allora un senso terribile della necessaria continuità dell'energia nel ritmo di un circolo monotono di abitudini stereotipate ci assale, o il violento desiderio che una mattina i nostri occhi si possano aprire su un mondo riemerso dalle tenebre, rinnovato per la nostra gioia, un mondo in cui le cose abbiano nuove forme e colori e siano mutate e abbiano nuovi segreti, un mondo in cui il passato trovi poco o nessun posto e non sopravviva, se non altro in forme coscienti di rimorso o rimpianto, perché anche il ricordo della gioia ha la sua amarezza e quello del piacere il suo dolore.